segno della protezione civile, però stamattina qui all'Onorione. Sì, stamattina qui all'Onorione è una giornata conclusiva del primo campo scuola, anch'io sono la protezione civile, realizzata nel comune di Pescara, organizzato naturalmente dalla nostra associazione Val Pescara Protezione Civile, dove abbiamo trascorso una meravigliosa settimana insieme ai ragazzi, cercando di insegnargli che cosa è la protezione civile, che cos'è il volontariato e soprattutto per farli socializzare tra di loro. Quindi si cerca di sensibilizzare fin da piccoli? Certamente, è lo scopo principale. Ultimamente la protezione civile è stata impegnata forse più negli ultimi anni tra alluvioni, frane, dissesto idrogeologico, adesso anche incendi. Sì, diciamo che sono anni che anche in Abruzzo siamo colpiti dagli incendi, e anche la nostra associazione è convenzionata con la Regione Abruzzo, quindi interviene durante le emergenze e anche, abbiamo anche una squadra che c'è quasi giornalmente per fare avvistamento e sensibilizzazione alla popolazione. L'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca ha parlato dell'avvio del progetto europeo Lifetime anti-alluvione. Sì, è un bel progetto, speriamo che abbia un buon fine. Grazie. Quali sono i prossimi obiettivi a cui mirerà la protezione civile? L'ottimizzazione delle risorse, delle attività? Sì, l'ottimizzazione delle attività, sì. Diciamo che l'obiettivo principale è quello della cosiddetta divulgazione della cultura di protezione civile, cioè bisogna parlare, bisogna che la protezione civile sia all'ordine del giorno, che la popolazione, i cittadini sappiano che cos'è la protezione civile, perché essi stessi, forse non tutti lo sanno, fanno parte del sistema di protezione civile. È nato da poco, è stato avviato il progetto Life Bikes, progetto europeo. È pronto l'Abruzzo per attuare questo tipo di progetto? Come no, l'Abruzzo è pronto, è stato pronto in passato, noi abbiamo sempre intercettato questi progetti, questi fondi europei. Ormai senza fondi europei la protezione civile delle regioni, tutte le regioni vanno avanti per quanto riguarda gli investimenti, soltanto con fondi europei, perché ormai i fondi nazionali sono pochissimi.